Beh ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura su Rust perché andremo a fare una cosa po' al bacio, andremo ad esplorare una zona piena zeppa di infetti, tra virgolette. Ok ragazzi, l'avventura di oggi parte dalla nostra base che, come avrete visto, c'è un'importante novità. Ci sono delle lampade. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo questa cosa. Eh sì, vi ricordo che siete se ancora sempre di più il 90% di voi che si guarda il mio video non è iscritto, non si è iscritti al mio canale. Quindi potete rimediare cliccando il tastino iscriviti qui sotto e rimanendo aggiornati sui prossimi video. Insomma, dicevo, questa è la novità di oggi. Insomma, c'è un interruttore collegato a queste lampade che ho messo grazie all'aiuto di due italiani che ho trovato nel server. Sono collegati a questa batteria, al pannellino solare qui sopra. E anche qui sopra ci sono delle importanti novità, eh. Ok, adesso spegniamolo perché sennò si scaricano le batterie e non va bene. Qua ho piantato roba, come vedete. Ho fatto dei vasi, ho piantato robe che adesso raccoglierò e così avremo le provviste necessarie per andare a fare questa importante esplorazione. Ok ragazzi, scendiamo le scale che ormai abbiamo imparato a conoscere qui. Come vedete ho upgradato un po' i muri. Non tutti perché non mi è bastato il materiale, ma fa niente. Insomma, usciamo e diciamo, non appena troverò un cavallo, inizierà ufficialmente la nostra esplorazione. Ragazzi, novità! Finalmente ho avvistato il nostro cavallo! Questo ci porterà a destinazione. Come avrete notato, insomma, diciamo che questa volta siamo armati decentemente, ma anche bene. Ci abbiamo questo fucile, delle granate, una piccozza, una torcia e una spada, ecco. Questo ci servirà perché dove stiamo per andare ci saranno tanti, ma tanti, vogliamo chiamarli infetti? E la cosa brutta è che se questa esplorazione andrà male, perderemo tutto questo ben di Dio che abbiamo nell'inventario. E diciamo, non è una cosa piacevole, che mi porterà a dire tante, tante cose molto poco family friendly. Il nostro obiettivo è, diciamo, bello lontanuccio. Si trova più o meno, ecco, tipo qua si trova. E ci vuole un pochino prima che ci arriviamo, però ci arriviamo. Con calma si può fare. Noi ci becchiamo direttamente da quelle parti. E se nel mentre se succede qualcosa di interessante durante il tragitto lo mostrerò, insomma. Mamma mia, ragazzi, quanto sarebbe bello aver sbloccato tipo i componenti per riparare una macchina. Ci metterebbe molto, ma molto meno tempo. Ma comunque non è questo il posto in cui dobbiamo andare e intanto comincia ad esserci gente. Questo non è troppo buono, eh. E ovviamente ora sta inseguendo noi, ma va bene. Prendiamo la scorciatoia e passiamo dentro questa base. Ci vediamo tra pochissimo. Ma raga, nel frattempo abbiamo trovato Bolt, c'è sta gente che corre come il cavallo. Ci riescono a sta presso. E non è che sono troppo contento, ma eccoci arrivati, questo qua è la nostra meta, quella che devi ancora renderizzare. Se solo si levasse tutta sta gente da dietro. Oh, mamma, riesco da sta pressa al cavallo! Com'è possibile? Che gli date da mangiare a sta gente? Tutte volte che sono passato qui e tipo c'era troppa, ma troppa gente. Allora, per ora sembra non esserci nessuno. Quindi io potrei azzardare la cosa e scendere dal cavallo. Ok, proviamo, andiamo a vedere cosa ci riserverà questo posto. Ah, i rottami li prendo, questo qua è tipo una cosa fondamentale per andare avanti. Vorrei salire dov'è quel carro armato, per vedere se magari c'è qualcosa. Qua c'è sta un mega antennone schiantato per terra. Però strano che non c'è nessuno, l'altra volta c'era veramente tanta tanta gente. Qui quel quadro non cosa. Aia, il filo spinato fa male. Ma vorrei solo salire qui sopra. Si può? Oh, ma tua zia! No, no, vabbè. Ma dai, a morirci così, no, però. Porca troia! Dove cazzo sei spawnato? M'ha fatto da un colpo. Ok. Sulla gru credo si possa salire, visto che ci stanno le scale. Buono il pannello solare, regà! Questo è buono, buono, buono veramente. Ecco, credo si possa salire sulla gru. Ma neanche per sbaglio se può salire sulla gru. Almeno provando a fare un po' di parkour. Niente, niente. Ma che scammo questo posto. E diciamo che ci sono anche riuscito a farmi il giro della mappa a cavallo. Il problema è che quando sono passato qua davanti ci sta veramente tanta, ma tantissima gente. Faccio, azzo! Qua allora deve essere un posto bello ricco per starci tutta sta gente. E invece ci sta praticamente in caspita. Ma che devo fare l'equilibrista? Ma mamma mia, che funambolo!
No! Fermi tutti. C'ho un altro medikit. Questa cosa non l'avevo messa in conto. Visto che questa esplorazione è stata un pochino un fail, continuiamo con lungo la costa, che vedo di magari troviamo qualche altra cosa di interessante. Ok, penso che cambierò destinazione. No, guardate quanta gente ci sta, che pizza. Ecco la base che vi dicevo, però ci sta veramente un sacco di gente, mo. Corri, 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 corri! Che caspita stai a fermare, cavallo? Ma è morto? No! Oh, quanti colpi ci vogliono per farti morire? Aia, 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 aia. Una botta vuole essere ottimisti. Ok, quindi dovrebbero essere finiti. Noi abbiamo sprecato un sacco di proiettili. È un pochino abbandonata, vedi? Magari ci sta qualcosa dentro. Tutti, questo è buono per fare la polvere da sparo. Un binocolo. Vabbè, binocoli li possiamo riciclare, tanto non. Siccome ho la distanza di render bassa, non me ne faccio praticamente niente dei binocoli. Quindi li prendiamo e li ricicliamo per. Però. Questo mi piace. Polvere da sparo a go-go. Allora. Diciamo che poteva andare meglio questa esplorazione, come poteva andare peggio, e quindi diciamo, mi ritengo soddisfatto così. Però magari se troviamo qualcosina in più, diciamo non mi dispiace. Là vedo comunque un altro edificio, quindi adesso andremo a vedere cosa c'è dentro, ok? Io so per certo che sopra tutti i fari c'è l'aggeggio che serve smantellare le cose, no? Quindi noi ora metteremo a smantellare quello che abbiamo trovato in quella casa per fare rottami di ferro e ferro. Ok, ci siamo fatti qualche materiale ozzo, adesso saliamo sul faro. Così vi faccio vedere pure dove stiamo più o meno. Speriamo che ci trova. Cazzo, ci abbiamo trovato. Ci sta un fusibile e un pulsante. Ricco il bottino di questo faro, eh. Mamma mia. Allora, vedete là. Da là sopra possiamo entrare se magari troviamo una scala. Ho detto sì, però. Il nostro coro sta ancora. Sì. Questa è la base che abbiamo esplorato adesso. Lì ci vorrei entrare. Ma devo trovare il modo. Va bene, va bene, va bene, va bene, non vi preoccupate. In questo caso proverò a sfondare il muro di pietra con questa piccozza. Vediamo se funzionerà. Magari ha lasciato una delle due porte senza serratura, che te pare. No, ragazzi, non ci credo, mi si è buggato il gioco. Cioè, non mi si muove più il cavallo. Non posso. Questa è la bara spaziatrice, quella che sentite. Non mi fa scendere. No, dai. Porco cane. Perché? E niente, quello fa un'esplorazione così nel chilling. Invece guarda, sono bloccato sul cavallo e non posso fare nulla. Cioè, guardate. Con barra spaziatrice di solito si scende, eh? Non succede niente invece. E niente ragazzi, con questi bug io mi sa che vi devo salutare perché non riesco a fare nulla, non mi si chiude neanche l'applicazione. E. Boh, mo vedrò che fa, mi sa che mi tocca col canale TF4 proprio di prepotenza. Quindi, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi dispiace che questa produzione è stata un po' un fail, tra virgolette fail, perché comunque. Da dove volevo andare all'inizio è tutto recintato e non ne volevo perdere, la prima volta ci sono passato di scatto. Niente, e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video, spero che con questo vi siate abbastanza divertiti, almeno avete conosciuto qualche posto della mappa, e bella!